Amici telespettatori, ci siamo, una puntata di Polifemo dedicata alla prima seduta del Consiglio Comunale di Taranto. In questa occasione il sindaco ha giurato, il sindaco ha presentato il suo documento programmatico, il documento programmatico che la maggioranza dovrebbe appunto realizzare, porre in essere, porre in atti, e inoltre c'è stata l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale, nonché del Vice Presidente. Beh, dopo tante baruffe all'interno della maggioranza, dopo che nel Partito Democratico sono volati gli stracci, si è trovata una quadra intorno alla figura di Lucio Lonucci, eletto Presidente del Consiglio Comunale. Chiaramente diciamo che è stato così applicato il manuale Cencelli. Melucci aveva proceduto con una serie di nomine assessorili, così senza consultare i partiti. Ovviamente il PD ne ha risentito, ci sono stati degli scontri politici, tra virgolette, scontri tra sindaco e PD, poi evidentemente la ragion di Stato, forse anche la difesa delle poltrone, anzi sicuramente, ha fatto sì che almeno apparentemente si sia trovato un accordo che vede un nome e cognome preciso, Lucio Lonucci, Presidente del Consiglio Comunale di Taranto. Ora tutta una serie di interviste ad assessori, al sindaco e ai consiglieri appunto di maggioranza e di opposizione. Gianni Azzaro, consigliere comunale del Partito Democratico, sembra essersi ricucita la spaccatura, lo strappo, ricucito lo strappo all'interno del PD con l'elezione del Presidente del Consiglio Lucio Lonucci. È un accordo stabile, una ricucitura stabile o momentanea? No, assolutamente stabile. Noi abbiamo detto al primo posto ci devono essere i problemi dei cittadini, poco importa la città di Taranto, le singole postazioni, le singole diatribe interne. Naturalmente quando c'è, vuole dire, all'inizio di qualsiasi consigliatura c'è sempre una dialettica, alcune volte anche accesa, alcune volte anche non unanime. Sono volati un po' gli stracci. Ma alla fine sempre prevale il buonsenso e questo lo deve prevalere sempre. Oggi abbiamo bisogno di ricostruire una città, abbiamo bisogno di ridare un futuro ai nostri ragazzi e bisogna farlo da subito perché le occasioni poi non tornano più. Abbiamo a disposizione degli strumenti e delle risorse che stanno lì, sono messe a disposizione sia dal governo centrale che dal governo locale e noi dobbiamo essere all'altezza di poterle cogliere e quindi dare quella speranza che ci hanno chiesto i cittadini proprio in questa campagna elettorale, affinché non possa capitare più una cosa del genere dove al voto va solo il 32% dei residenti. Una unione ritrovata nel PD, tanto rumore per nulla, alla fine dopo che erano volati gli stracci, tutti uniti appassionatamente. Non mi meraviglia in alcun modo questa modalità, è una modalità che va avanti da troppo tempo, evidentemente sono le uniche modalità che conosce il Partito Democratico, non so se a livello nazionale ma sicuramente a Taranto queste sono le sue modalità. Il suo tipo di opposizione? Un'opposizione a servizio della città, come la mia candidatura a sindaco, come qualsiasi persona dovrebbe fare all'interno di un'assise comunale. Mentre stavamo seguendo l'inizio dei lavori del Consiglio Comunale, abbiamo percepito urla e strepiti, siamo scesi immediatamente e stiamo registrando il malumore, il malcontento di numerosi cittadini, i quali denunciano problematiche relative al fatto che l'accesso non viene difficilmente consentito, nel senso che è vero che c'è un limite relativo al numero di persone ammissibili in consiglio comunale, nell'aula consiliare, però pare che qualcuno sia entrato scavalcando ovviamente la fila. Queste sono le dichiarazioni di coloro i quali hanno fatto sentire la loro vibrata protesta. Non c'è nessuna discontinuità. Qui stanno facendo Signora, passare. Di cosa vi state lamentando? Cosa sta succedendo? Stanno facendo passare per prime persone che sono arrivate dopo. È entrato anche Cito e nessuno ed è arrivato tardissimo e noi siamo qui ad aspettare in piedi e ancora non ci facevano entrare.
Ma non si può rifare così, questa è la discontinuità che vogliamo dimostrare, la discontinuità è che hanno passato l'ufficio dei documenti da una parte all'altra, quella sola è. Lei appartiene ai 5 Stelle, vedo. Era venuta a seguire. Io sono venuta da. No, sto chiedendo. Sono un'attivista. Ma è libera, ci mancherebbe. Non sono, non c'è una. Parlo a nome mio personale. Quindi è veramente una vergogna. Difficoltà ad entrare? Sì, sì, assai. Sì, perché come è entrato Giancarlo Cito devo entrare anch'io. Luigi, ciao. Comunque. Siete entrati. È un episodio di grandissima inciviltà. Non c'è discontinuità. Cioè, in buona sostanza. Ci racconti cosa le è capitato? È capitato che noi stiamo facendo la fila da prima delle 9 in attesa che si liberi un posto, perché pare che il numero massimo di persone che possono essere presenti al Consiglio Comunale è 50 persone. Stiamo aspettando che qualcuno restituisca il badge, entrano persone che non sono consiglieri, non sono giornalisti. Difficoltà ad entrare? Sì, sì, assai, perché come è entrato Giancarlo Cito devo entrare anch'io. Luigi, ciao. Comunque, siete entrati. È un episodio di grandissima inciviltà. Non c'è discontinuità. Cioè, in buona sostanza. Ci racconti cosa le è capitato? È capitato che noi stiamo facendo la fila da prima delle 9 in attesa che si liberi un posto, perché pare che il numero massimo di persone che possono essere presenti al Consiglio Comunale è 50 persone. Stiamo aspettando che qualcuno restituisca il badge, entrano persone che non sono consiglieri, non sono giornalisti. Faccio l'esempio di Giancarlo Cito che entra contro accotanza, salta la fila dei cittadini e si permette anche di aggredire. Cosa le hanno detto i vigili urbani? La forza pubblica. Che le istruzioni sono quelle di non far entrare più di 50 persone e noi civili. Ma l'ordine non viene rispettato? L'ordine di arrivo? Al momento no. No, no, noi eravamo in fila, però con gli ultimi episodi evidentemente c'è qualcuno che ha un passaggio scavalcato. Non è questa la discontinuità. Onorevole Cito è venuto ad assistere ai lavori consiliari, intanto un parapiglia giù per quanto riguarda l'ingresso, qualcuno ha detto Cito è arrivato prima degli altri e ci ha scavalcato nella fila, riferisco quello che hanno detto. Vedi, quello che dicono gli altri a me non mi interessa, io sono arrivato con la telecamera di TBM insieme al tecnico, come si chiama, e questo signore non si è dichiarato chi era. Io ho detto sono l'onorevole Cito, questo signore, questo deficiente ha detto no, non è onorevole, non ho nient'altro da dire. Andando un po' al merito, come vede la situazione politica a Taranto? Fortissime fibrillazioni in una maggioranza prima ancora che nasca la consigliatura. Beh, la situazione è quella che qua bisogna vedere che cosa succede, perché è chiaro che anche nella stessa maggioranza, che è quella che ha vinto le elezioni, c'è una situazione non corretta fra loro, insomma, per come si sta comportando il sindaco Melucci. Lui è il sindaco di Taranto, saremo a vedere nei prossimi giorni, saremo a vedere anche oggi che cosa accadrà per la presidenza del Consiglio. Con il resto del centrodestra ci sarà un dialogo, una comune opposizione? Il centrodestra non ha capito nulla, non ha capito nulla, perché se il centrodestra pensa di fare io mi metto qua, cambio il nome, cambio questo, cambio quest'altro, non va da nessuna parte. Siamo l'unica città, Taranto e Lecce, che ha perduto le elezioni, mentre il centrodestra in tutto il resto dell'Italia ha vinto. Certo, è strano, prima si chiamava Forza Taranto, poi Forza Italia, poi diventa Forza Taranto, poi torna Forza Italia. Sembra quasi di stare a giocare, non so, con i nomi. È chiaro, perché è arrivato a un certo punto, non hanno rispetto dei cittadini che li votano e io non condivido quello che hanno fatto, però loro sono liberi di cambiare quello che vogliono. Mi meraviglio come mai il presidente Berlusconi ha autorizzato a fare questo. C'è poi anche la deputata Labriola, che dei 5 Stelle ha un certo rapporto di vicinanza con la sinistra, ora approda in pompa magna con Forza Italia. Beh, qua non si sta capendo più niente, noi teniamo presente che o entro la fine dell'anno, all'inizio dell'anno prossimo ci saranno le elezioni politiche per scadenza naturale e staremo a vedere che cosa farà questo centrodestra. Per concludere, onorevole, voi avete ottenuto un risultato certamente ragguardevole, però non sufficiente, cioè alla fine si rischia di prendere un bel risultato, però poi alla fine sono solo due consiglieri, cioè in una logica di coalizione ob torto collo, volenti o nolenti, gli accordi politici si dovrebbero pure fare per non rimanere isolati.
Innanzitutto non è colpa nostra per non aver fatto un accordo ufficiale, perché perdere le elezioni per 952 voti, quindi questa la dice molto alla lunga, e quindi di conseguenza non è certo colpa nostra. Noi siamo la seconda forza politica, 500 voti rispetto al PD, e quindi abbiamo preso il 13% grazie ai cittadini che hanno voluto premiare ATC e Legazione Meridionale. La colpa non è nostra. Se il centrodestra salta da una parte come una quaglia, salta da una parte e dall'altra, non ci posso far nulla. Per le politiche chiederete una vostra rappresentanza? Beh, è chiaro che non è che saremo alla finestra a guardare, insomma, saremo a vedere. Effettivamente, innanzitutto bisogna vedere la legge elettorale che dovranno fare, perché inevitabilmente... Con il modello tedesco eventualmente. L'ha chiesto anche il Capo dello Stato, quindi di fare questa legge elettorale, perché come si sta si torna sempre nella situazione anomala. Gaetano Blè, consigliere comunale del Partito Democratico. A volte tornano, Gaetano Blè molto radicato sul territorio, prima presidente di circoscrizione, consigliere comunale, consigliere provinciale, un volto caro a Polifemo. Questo ora, al di là del ruolo politico, certo, di Blè e mio giornalistico, però ecco, rimane l'affetto, certo, rimane il ricordo di tante puntate vissute bellissime, puntate di Polifemo, era vivo il compianto Lello. Polifemo va avanti, umilmente lo porto avanti, sarà ospite in una delle prossime. Adesso lo porti avanti, questo sì, posso riconoscere che stai conducendo un'ottima trasmissione, stai lavorando bene, quindi è giusto poi che i problemi della città, i problemi politici... La funzione di pungolo dobbiamo... Allora, questo PD si ricompatta, perché prima erano volati un po', gli stracci, ora... Sì, come succede in tutti i partiti grandi, io dico, no? Numericamente importanti, come quello, come il PD, può succedere che, avendo eletto 11 consiglieri, avendo eletto altri 3 amici combitetti, era chiaro che poteva sorgere però qualche problema. Diciamo che ora... problema di crescenza. Secondo me è un problema è un altro, è che Melucci ha fatto a testa sua, ha scavalcato i partiti e i partiti del PD l'hanno richiamato, gli hanno tirato un po' le orecchie, hanno detto stai attento perché noi dobbiamo votare le tue delibere, quindi datti una regolata, ergo l'ONUCE presidente. Io non la dico così, io dico invece che Melucci è un ottimo imprenditore, è giovane, non è avvezzo alla politica, sicuramente lui con la sua forza, con le sue energie, sta cercando di cambiare quelle che erano anche posizioni, come dire, assunte negli anni passati. Diciamo come Renzi Tarantino, sta cercando una sua nuova via. Renzi sta facendo una brutta fine. Una sua nuova via. Il PD di Taranto, come dire, con gli altri partiti della coalizione, gli altri movimenti, con l'elezione all'unanimità, posso dire, perché se su 23 componenti di maggioranza 22 votano a scrutinio segreto, diciamo, l'ONUCE, vuol dire che comunque è formato questa maggioranza da persone responsabili, che non hanno voluto iniziare col piede sbagliato. Ecco, questo sì, questo lo dobbiamo dire. E quindi io sono convinto che, come dire, che una volta partita la macchina, al rientro dalle ferie giuste che molti di noi faranno, al rientro si potrà... Ci sono 2 assessorati ancora da assegnare. Bene, cioè, poi la politica è fatta anche di, come dire, di responsabilità, ed è giusto che chi ha collaborato alla vincita di Melucci collabori anche alla gestione del governo della città. Quindi, voglio dire, niente di nuovo sotto il sole, voglio dire, no? Cioè, ci rivedremo in uno di quei dibattiti infuocati a Polifemo, magari riportiamo anche Voccoli per riportare, no, ma dico, è bello sanguigno. Va bene, va bene, quando volete. Dottor Franco Sebastio, intanto c'è un brocardo latino, pacta servanda sunt, gli accordi, i patti vanno rispettati, con questo gerundivo, no? Però pare che questi patti, accordi elettorali che avrebbero dovuto vederla presidente del Consiglio Comunale, sono stati disattesi. Ma insomma, io sono sempre uomo di diritto e mi sembra di ricordare che gli accordi, cioè i contratti, gli accordi, si fanno tra parti che sono titolari del diritto che deve essere oggetto di accordo, no? Io posso accordarmi con lei per
venderle o regalarle una casa che è di mia proprietà. Se invece io parlo con lei di una casa che non è di mia proprietà, ma che appartiene per esempio ad un'altra persona, sì, noi ne possiamo parlare. Un accordo morale, mettiamola così, un impegno, ecco. Sì, va bene, ma quindi voglio dire, siccome lei ha fatto riferimento ad un principio latino, un brocardo latino, mi compiaccio e mi complimento, vabbè, però insomma Giustiniano, che è l'autore di quel principio latino, questo lo ha precisato, non c'erano impegni, non c'erano contratti, non c'erano negozi precostituiti, c'è stato qualche accenno a questa possibilità, lo abbiamo preso in considerazione e io ritenevo di avere eventualmente titoli per poter assolvere a quell'incarico. Poi si sono presentati, si sono fatti avanti personaggi che sicuramente, come diciamo a Taranto, non mi pensano proprio, cioè nel senso che se io ho qualche titolo o avevo di fronte persone che di titoli ne avevano molto, non giuridici, non accademici, no, non c'è, qua non stiamo, no, non è un concorso pubblico che si va a guardare se uno ha la laurea, se uno ha la laurea. Per carità, i titoli possono consistere anche in esperienza, in capacità, in voti, diplomazia, ma i voti no, secondo me, ecco, io l'ho già detto l'altra sera anche quando c'è stata la maggioranza, quando si tratta di assegnare, di affidare incarichi delicati e complessi, non è che si possa partire da un dato meramente matematico, quale può essere il numero di voti. Dice, vabbè, io ho riportato, non so, 2000 voti, allora un altro potrebbe dire, vabbè, se andiamo a avere risultati, altri ne hanno portati molti di più, ne hanno riportato. Ma non è che un incarico del genere può essere assegnato sulla base del numero di voti. Il suo è riduttivo. Come si sente calato in questa realtà politica? Dal mondo delle aule di giustizia a un altro microcosmo abbastanza strano, no? Vedendo anche certi accordi su poltrone e roba varia, sembrava quasi la spartizione non dei pani e dei pesci ma delle poltrone. La vedo un po', dovrà adattarsi. Ma guardi, ma a parte il fatto che io questi meccanismi dei quali lei ha consapevolezza, io forse non ce l'ho, non l'ho ancora, o non ce l'ho, non ho notato. Li vedrà, li scoprirà vivendo. Ma guardi, io sto vivendo in questa fase della mia vita una nuova esperienza, un'esperienza che mi mancava e che tutto sommato mi interessa, mi incuriosisce. E mi stimola anche perché avere la possibilità di poter continuare a fare qualche cosa di utile per la nostra città è un fatto che mi importa. Poi sa, io l'ho detto anche in precedenza in campagna elettorale, ci può essere chi vuole vivere per la politica. Io ritengo di poter destinare qualche anno della mia esistenza a vivere per la politica. Ci sono altri. Senso di ta politica, le cose della città. Aristotele, dobbiamo parlare di Aristotele, non mi pare il caso in questa sede. Quindi vivere per la politica, se poi ci sono altre persone, ovviamente non mi riferisco ai presenti, che invece pensano di vivere di politica. Ce ne sono? Intende? Sì, non so, immagino che ce ne siano, io non ho allo stato consapevolezza di queste persone. Chi vuole vivere di politica, cioè, mi spiego meglio, chi ha bisogno della politica per vivere e non di vivere per la politica, vabbè, quello si farà l'esame di coscienza e se la vedrà. Questa era l'intervista realizzata in Consiglio Comunale al dottor Franco Sebastio. In quel momento era ancora consigliere comunale e così aveva dichiarato che per un senso di unità rinunciava alla sua candidatura alla presidenza del Consiglio Comunale e quindi rimaneva come candidato unico Lucciolo Noce, che puntualmente è stato eletto. Non sono passate neanche 7-8 ore, da 5-6 ore dalla fine del Consiglio Comunale ed ecco che arriva una sorpresa. Il sindaco Melucci nomina Franco Sebastio assessore
alla cultura, alla legalità e all'attuazione del programma. Per carità, tutto lecito, persona rispettabilissima, Franco Sebastio, già procuratore capo della Repubblica. Però poi alla fine uno dice: ma abbiamo capito qual è stato il giochetto politico di Melucci e di Sebastio. In pratica non è che portiamo l'anello al naso o portiamo le fette di prosciutto sugli occhi, perché in campagna elettorale Melucci aveva promesso a Sebastio la presidenza del Consiglio. Poi Melucci ha fatto a testa sua, ha scontentato il PD e quindi poi ha dovuto rimediare, è stato quasi costretto a dare la presidenza del Consiglio all'Onoce. Ma a quel punto Sebastio rimaneva a terra. E come poteva mantenere la promessa Melucci nei confronti di Sebastio? C'erano ancora due posti liberi, due incarichi assessorili liberi, e uno di questi è andato a Sebastio. E così Melucci ha quadrato il cerchio. Siamo al manuale Cencelli, c'è poco da dire, alla divisione dei posti, alla spartizione. Devo dire che Sebastio non è certamente un habitué della politica, è un novello, no? Della politica, però devo dire che ha imparato molto bene i giochetti di potere e i giochetti di poltrona, e infatti si ritrova assessore alla cultura. Ha imparato subito, molto presto. Bravo Sebastio, bravo, ti dai da fare, hai capito come va il mondo sotto l'aspetto politico. Beh, questa era una chiosa necessaria, perché dovevamo appunto farvi capire come si è giocato così in consiglio comunale, come si è fatto vedere che Sebastio faceva un passo indietro, ma in effetti era un passo indietro finto, perché ci aveva già pronta la poltrona bella e pronta. Ma consentitemelo, è stato anche un atto di grossa scorrettezza ed ipocrisia da parte di Melucci, perché avrebbe potuto tranquillamente annunciare la nomina di Sebastio in consiglio comunale. Non penso che Melucci è stato folgorato così per la nomina di Sebastio in quelle 4-5 ore, 3-4 ore successive al termine dei lavori consiliari. Questa è l'amministrazione Melucci. Voi la chiamate discontinuità? Qua stiamo peggio che ai sistemi della vecchia DC e del vecchio PSI. Evviva il nuovo che avanza, un PD, il Tarantino, il cui padrone è Michele Emiliano. Benvenuti a Taranto, a Bari. Taranto, made in Bari. Mimmo Festinante, consigliere comunale di Taranto, eletto nel Partito Socialista Italiano. Prima seduta del Consiglio, c'è stato l'intervento programmatico del Sindaco, le sue impressioni. Voglio precisare che sono passato nel gruppo misto, c'è stata la dichiarazione, tu sai la mia libertà di pensiero, quando non condivide più con alcuni schemi sono costretto. Cosa è successo nello specifico? No, niente di particolare, basta far parte sempre della maggioranza, questa è la cosa importante, seguire i programmi che ci sono direttamente. Andando ai programmi? Andando ai programmi, diciamo che condivido pienamente la conferenza che ha fatto il Sindaco, per cui appoggiamolo sino in fondo, vediamo in questi mesi come vanno i nuovi assessori e in funzione di quello lui deciderà se continuare su questa strada oppure modificare qualche cosa. Quindi la sua è una posizione anche all'interno della maggioranza che sarà comunque vigile? Sempre vigile e sempre in opinione con il Sindaco, costantemente, in questo periodo soprattutto. Giampaolo Vietri, consigliere comunale di Forza Italia, com'è partita la giornata consigliare? Non mi sembra sia partita nel migliore dei modi, perché oggi abbiamo assistito all'attribuzione della presidenza del Consiglio Comunale, che è una nomina che è funzionale all'attività consigliare a cui partecipano tutti i consiglieri. Abbiamo assistito a questa nomina, l'attribuzione di questa nomina in favore di un consigliere molto suffragato che però era rimasto a bocca asciutta. Una nomina che era già stata... Il manuale Cencelli è stato ripristinato. In parte. E ad ogni modo, insomma, era un'indicazione nata all'interno della maggioranza alla quale noi non abbiamo partecipato, perché era già una decisione presa. Non avete incassato il vicepresidente del Consiglio?
L'opposizione. Abbiamo incassato la vicepresidenza come opposizione in quanto il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale prevede che la vicepresidenza vada appunto all'opposizione, quindi nessuno inciucio. Avete visto tante interviste, tante opinioni, beh, anche il mio stile è pungente, ma è questo il mio modo di fare, non sarò mai uno dei tanti lecchini che animano purtroppo non tutto ma buona parte del giornalismo tarantino. Ce ne andiamo in pubblicità. Piero Bitetti, consigliere comunale di Taranto. Dopo il lusinghiero risultato del primo turno, in sede di ballottaggio ha deciso di sostenere Melucci. Poi ci sono state delle scelte che non ha condiviso, quelle della nomina di un vice sindaco barese. Ora un po' il quadro della vostra posizione, delle vostre valutazioni. Assolutamente no, non le abbiamo condivise perché crediamo che Taranto abbia risorse da vendere. Abbiamo ragazze e ragazzi con curriculum di tutto rispetto, con professionalità di tutto rispetto. Io mi sarei rivolto agli ordini dei professionisti e alle tante associazioni per la nomina di una vera giunta tecnica. Ovviamente la giunta non è tecnica, diciamo che è tecnica per opportunità, credo che abbia un monocolore. PD. Abbiamo un monocolore, voglio dire, di un solo partito che ovviamente si assumerà oneri e onori del lavoro fatto da questa amministrazione. E noi ne prendiamo atto, staremo a guardare cosa succederà nei primi 100 giorni di consigliatura, vedremo cosa succederà nei primi 100 giorni di governo e dopodiché decideremo il da farsi. Quindi una posizione vigile all'interno della maggioranza, una posizione critica tra virgolette. Ma no, noi saremo attenti osservatori, come lo siamo sempre stati, vigilando su ciascun atto che riguarda il bene comune, che riguarda la cittadinanza, che riguarda la collettività. Intendiamo migliorare la vivibilità della nostra città e quindi adesso vedremo quale sarà l'azione di governo. È ovvio che la nomina di Baresi mi ha particolarmente irrigidito e mi ha particolarmente offeso, perché avrei potuto segnalare centinaia di curriculum autorevoli, molto autorevoli, perché non credo che siano stati scelti dei novelli Bill Gates a venire a ricoprire incarichi che riguardano settori importanti dell'amministrazione comunale. Intanto alcune note dolenti, un vice sindaco barese, i tarantini volevano un tarantino. Ma purtroppo per qualcheduno, io credo che invece i tarantini vogliono soltanto il meglio, noi abbiamo scelto il meglio per adesso. E proprio Taranto non aveva nessuno di meglio da proporre? Abbiamo voluto assegnare il vice sindaco all'assessore all'ambiente perché l'ambiente resta una questione essenziale per il futuro di questa città. Però volendo essere cattivelli, non l'ha detto prima della campagna elettorale che nominava un vice sindaco barese. Sindaco, perché scappa? No, non scappo, però la voglia americana è una questione. Buon lavoro, certo, però lo doveva dire in campagna elettorale, no, che avrebbe nominato un vice sindaco barese. In campagna elettorale, quando qualcuno diceva solo Tarantini, ho detto solo i migliori. Ma c'è il commissariamento politico di Emiliano? No, assolutamente no, vi posso garantire che il presidente Emiliano non ha avuto nessuna voce in capitolo in nessuna nomina. Dottor De Franchi, vice sindaco di Taranto, lì è barese, è una cosa che stona un po', massimo rispetto per la sua professionalità e per l'amor del cielo, però uno dice Taranto si fa rappresentare da un barese, ma non perché sia barese, poteva essere anche di Torino, di Milano, da un non tarantino. Certo, è una cosa che sicuramente è particolare, ma io ritengo che il sindaco abbia inteso in questa fase scegliere la funzione non ritagliandola sulla persona ma sulla delega, per rappresentare che l'ambiente, che poi è la delega che mi è stata conferita ed assegnata, è centrale in questa amministrazione tarantina sarà il punto nodale per intendere un nuovo modo di sviluppo. No, ma parlavamo più a livello di rappresentatività del territorio, non in merito alle capacità che sono indiscusse. Proprio come un barese che rappresenta Taranto, è come se un tarantino andasse a rappresentare Bari, è un po' strano. Oggi bisogna immaginare che Taranto è in Puglia, ma la Puglia è in Taranto per una questione di vicinanza. Viene un po' trascurata da Emiliano Taranto, non è.
Io posso rispondere delle cose che parlano delle cose degli altri. Diciamo che il mio ruolo dovrà essere anche quello di un po' di ufficiale di collegamento tra quelli che sono i tavoli importanti in cui si decidono le questioni della città e che spesso sono stati anche colpevolmente trascurati. Ma io voglio guardare avanti, non voglio guardare al, al passato, ne posso rispondere delle vicende di altri. Qualcuno è stato un po' critico, ha detto figlio d'arte, con riferimento a suo padre, già amministratore di Aeroporti di Puglia. Ma su questo, visto che mi viene fatta posta una domanda diretta in merito alla mia parentela con mio padre, posso semplicemente rispondere che in 16 anni tutto ciò che ho fatto nel mio cammino professionale e lavorativo è stato al di fuori. No, nessuno mette in dubbio le sue capacità. No, lei diciamo, mi ha posto, rivolto un quesito. Quello che la Vox Populi, quello dice. Ma la Vox Populi va, come posso dire, informata, documentata e dedotta rispetto alla verità e alla realtà dei fatti, la quale è quella che io, in questa, rispondendo a questo suo quesito, le sto fornendo e che è agevolmente e facilmente evincibile dal mio curriculum vitae. Lei ricopre la carica di assessore ai lavori pubblici, sì. Però a Taranto lei dovrà girare col navigatore perché le varie periferie, le varie zone di Taranto non le conosce, non si sente un po' avulso dal territorio? Guardi, io ho preso nel 2013 in gestione un corridoio europeo per il trasporto ferroviario delle merci, di cui Taranto è uno dei terminali strategici per intercettare i traffici marittimi e sviluppare... Mi riferivo proprio alla vivibilità urbana, ai problemi terra-terra, quotidiani. Questo diciamo cade sui problemi terra-terra, questo progetto che io ho seguito per l'Europa, perché coinvolge anche la città di Taranto. I problemi terra-terra vanno incardinati e, come posso dire, inquadrati in una cornice in cui Taranto è parte di un'economia regionale, nazionale, globale, in cui diciamo, la circoscrizione dei problemi di Taranto alla mera gestione ordinaria delle sue periferie meritorie di essere tenute in efficienza, in buon funzionamento e riqualificate, non va diciamo, a sacrificare, non debba andare a comprimere le potenzialità che questa città deve cercare di intercettare per svilupparsi in un futuro più sostenibile. Noi non vogliamo peccare di campalinismo perché chiaramente siamo nell'era della globalizzazione, però perché a Taranto hanno fortuna i baresi e a Bari i tarantini vengono completamente ignorati? Guardi, io diciamo, sono abituato per mia estrazione professionale a dare delle risposte sul merito dei problemi e non diciamo, a fare delle questioni di statistica rispetto ai successi di una fascia di popolazione in un'area piuttosto che in un'altra. Io posso semplicemente dire che sono stato chiamato dal sindaco Melucci a ricoprire questa carica e questa delega in funzione delle competenze che il sindaco Melucci ha intercettato e individuato nel mio curriculum vitae. Ho operato per il porto di Taranto. Anche qui si potrebbe porre una questione circa la compatibilità col suo incarico nel comitato. Una questione di compatibilità tra il ruolo di assessore e quello che ricopre nel porto, nel comitato portuale. La questione è come giusto che sia al vaglio delle strutture competenti in materia di verifica dell'insussistenza e dell'incompatibilità da un punto di vista legale della mia come posso dire, permanenza nelle due funzioni. Da un punto di vista di legge, la legge, il decreto legislativo 31 non individua nel mio caso specifico una incompatibilità, ma ciò non di meno siamo in costante contatto e con l'autorità di sistema portuale e con il comune per diciamo, prevenire ed evitare qualsiasi tipo di incompatibilità in tal senso. Parecchie polemiche sulla sua nomina, il MEF ha posto dei rilievi sul suo operato, cosa replica? Replico che bisognerà approfondire il tutto, finire il procedimento, concluderlo, dopodiché fare in... Ma non ha pensato che sarebbe stato opportuno astenersi dall'accettare? No. Siamo con il dottor Motolese, assessore del Comune di Taranto alla pianificazione strategica. Certamente una chiave di volta fondamentale è la capacità di intercettare i fondi di varia natura, di varia provenienza, sia regionale, sia nazionale, sia fondi europei. In un comune come quello di Taranto, ma come d'altronde tanti altri comuni tarantini, certamente le casse sono a secco, il barile è stato raschiato.
occorre saper accedere a questi fondi. Occorre non soltanto saperli accedere, ma soprattutto saperli gestire. Infatti un primo monitoraggio che abbiamo iniziato a fare, che ho iniziato a fare anche con il sindaco, indistintamente senza attendere l'ufficialità, è quello di avere un monitoraggio di progetti in essere e soprattutto di comprendere il personale che si deve dedicare non tanto alla programmazione o all'intercettazione quanto alla gestione. Perché noi possiamo vincere, accedere a tutti i bandi, ma dobbiamo fare in modo di poter aiutare il coraggioso personale esistente, perché è il termine adatto, anzi approfitto per ringraziare tutti i dipendenti comunali che dovranno pure gestire le fonti di finanziamento comunale. Assessore, lei è assessore in veste tecnica, perché sappiamo che lei in passato è, cioè, uomo del PD, certo, vicino alle posizioni dell'onorevole Pelillo. In che veste, tecnica o politica? No, assolutamente tecnica, io ho avuto modo di... E lei è iscritto al PD? Sì, sì, come no? Certo. E allora è politica, non è tecnica? No. Il ruolo per il quale io sono in giunta è per un motivo tecnico. Io ho curato con Rinaldo l'aspetto relativo alla programmazione comunitaria, ho fatto un bel lavoro, è stato conquistato, convergiamo... Assessore, nulla per carità sulla sua professionalità e sulle sue indubbie competenze, però... Uno potrebbe dire la madre consigliere comunale, il figlio assessore, cosa lecita, però opportuna fino a che punto? Guardi, sicuramente... Domani la consigliera, certo, appunto, allora, Galluzzo, guardi, Motolese. Sono stato educato al lavoro e alla serietà. I fatti farò in modo che, diciamo, questi legittimi... No, ma la cosa è legittima, si parlava di opportunità e non di legittimità. È stato varato con il sindaco, ovviamente, dovevamo vedere se era effettivamente il caso, ma il sindaco... Perché uno può dire cosa fanno la riunione di famiglia per decidere, no, madre e figlio? No, assolutamente, guardi, io non sento mia madre... Era una battuta, però parliamo di questa opportunità. No, siamo stati chiamati per lavorare, non per sistemare le cose familiari. No, questo. Non dicevo questo, dicevo... No, per l'amor del cielo... No, mi riferivo, per carità, a determinate scelte che verranno, come dire, discusse in famiglia anche, no? Essendo madre e figlio. No, le scelte io da un punto di vista tecnico le discuto con il sindaco. Sì, perché poi il consiglio deve votare alcune. Il consiglio è formato da 32 componenti, quindi diciamo non ho tanti numeri, un numero così alto. No, però scherzi, era una battuta. Quindi, fermo restando, le ripeto che comunque c'è davanti il buon senso e il rispetto per questa città, davanti a tutto. Carmen Galluzzo Motolese, neo consigliere comunale, fresca di elezione. Intanto qualcuno ha detto madre consigliera e figlio assessore, cosa lecita, però uno dice ma era proprio opportuno, necessario? Era, ecco, fatta la mamma questa domanda è inopportuna. Ho fatto anche al figlio. Però io penso che sia cosa lecita, è lecito, non lo impedisce, e se dobbiamo cambiare la città, che siano impegnate due persone che si sono date per la crescita della città, perché no? Vogliamo la svolta, vogliamo il cambiamento, vogliamo che la città acquisti posizioni diverse. Se no, sa come molte volte si parla di nepotismo, no? Nepotismo non esiste, perché non sono intervenuta io a che il figliolo fosse stato. Però lei voterà come consigliere, sono le delibere fra le 32, certo, non, certo. Non sono quella che determina. Non ha il voto plurimo. Non ho il voto plurimo, non ho il voto del sentimento dell'ubiquità, quindi lavoriamo, facciamo meno polemiche. E soprattutto noi per il sociale. Ci conosciamo da tanto tempo. Io un po' di sale lo devo mettere. E tu il sale lo devi mettere, però sai come lavoriamo. L'assessore Francesca Viggiano, la dottoressa Francesca Viggiano, assessore al patrimonio e alle emergenze abitative. Beh, quella delle emergenze abitative è certamente un bubbone di Taranto, perché da un lato il diritto alla casa, che è un diritto costituzionalmente garantito, però dall'altro anche il rispetto della legalità. Spesso abbiamo visto casi in passato di abusi, di occupazioni appunto abusive, illecite. Si tratta di contemperare questo diritto con la legalità.
Sì, allora la delega precisa è politiche abitative e questo mi dà la stura e mi dà l'opportunità di non parlare unicamente dell'emergenza, ma quella di pianificare sul territorio quelle che sono appunto le politiche abitative. Sappiamo benissimo che le emergenze di Taranto sono tante e una tra le prime è ovviamente quella alla casa. La stella polare sarà la legalità, perché tutto ciò che è illegittimo purtroppo non può trovare albergo nel momento in cui ci sono dei legittimi diritti che vengono esercitati da appunto i legittimi attribuiti, e quindi abbiamo il bisogno necessario di censire innanzitutto tutte le unità immobiliari e tutto il patrimonio del Comune di Taranto, che allo stato attuale è il secondo rispetto a quello di Napoli, quindi parliamo di un patrimonio enorme che andrà gestito secondo le regole della legalità e secondo le regole del diritto. Ha già un'idea, un piano operativo? Fortunatamente ho lavorato per anni come controparte, diciamo, del settore patrimonio, quindi credo di conoscere almeno come utente il settore e le sue dinamiche. Ovviamente è un settore sottodimensionato rispetto a quello che è il personale, ma sicuramente troveremo la collaborazione da parte dei dipendenti e soprattutto del dirigente, che si è già dichiarato disponibile a insomma farmi da apripista. Consigliere Di Gregorio, pace fatta col PD? Cioè, con Melucci, chiedo scusa. Chi è il mio partito? E con Melucci? Melucci, il mio sindaco, non è quella la giunta che mi rappresenta. No, non scappi, consigliere. No, è una semplice intervista. No. Ora tutto d'accordo col PD? Tutto perfetto, andiamo avanti. Però per 5 anni. Lei era stato duro col sindaco, ora invece l'ho vista ammorbidito. Sulla giunta ribadisco la mia posizione, i barisi a casa loro. Però vota secondo il PD e secondo Melucci. Si vuole riaddolcire ora. La mia coscienza, va bene, la mia posizione è chiara, i baresi a casa loro, punto. Ma per mandare i baresi a casa loro bisogna mandare il sindaco a casa sua. Vedremo nel futuro. Avvocato Cosimo Ciracci, consigliere comunale di Forza Italia, una prima seduta in cui nel centro-sinistra sembra che quelle ruggini si siano almeno apparentemente sopite, evidentemente ci sono stati i contentini delle poltrone. Ma evidentemente sì, ovviamente noi abbiamo tutto l'interesse che questa amministrazione faccia bene, nel senso che non vogliamo fare polemiche inutili o sterili. Noi speriamo che questa amministrazione possa adoperarsi al meglio per risolvere i problemi di questa città, che sono tantissimi, soprattutto dal punto di vista dei bisogni che ha questa, la nostra comunità di riferimento, la gente, la collettività, quindi dal punto di vista economico, dal punto di vista dell'aiuto alle famiglie e all'attività economica, insomma. E quindi speriamo che possano fare al meglio. Ovviamente è una prima seduta di insediamento di Consiglio Comunale, abbiamo un po' preso atto di quelle che sono le dichiarazioni programmatiche del sindaco, lo aspetteremo alla resa dei fatti. È la prima seduta consiliare, ma vi posso assicurare che gli animi sono accesi. Lo erano all'interno della maggioranza, forse lo saranno ancora sicuramente, ma già in aula si è assistito a un acceso confronto, scontro tra maggioranza ed opposizione. Toni educati ma anche molto duri. Ma ora qualche attimo per gli obblighi pubblicitari, qualche minuto e saremo di nuovo con voi. Vincenzo Fornaro, consigliere comunale, era a capo della coalizione appunto di Taranto Respira, di Dema e di una partecipazione e cambiamento. Sì. E allora Fornaro, intanto l'ho vista un po' avulsa, un po' turbata dal modo di fare politica. Lei è nuovo e novello in consiglio comunale rispetto a questa logica spartitoria. Ma assolutamente sì, diciamo non proprio nuovo in quanto abbiamo supportato nella scorsa campagna elettorale Angelo Bonelli, quindi ho preso parte dalla parte del pubblico, mentre questa volta sto dalla parte proprio dei consiglieri, però avevo potuto osservare già alcune dinamiche, diciamo mi ero fatto un'idea di come andavano le cose. Purtroppo questa mattina in aula c'è stata molta bagarre, io mi sarei aspettato una discontinuità a partire proprio dal modo di porsi ai cittadini che vengono ad osservare il Consiglio Comunale. Invece stamattina si è rimarcato
quel modo di fare che secondo me non va bene, è troppo confusionario, non fa bene alla città di Taranto. Speriamo che si sia trattato solo di una mattinata, ma che ci sia presto un'inversione di tendenza. Non credo proprio, e almeno per l'esperienza giornalistica ventennale. Le forze di opposizione, almeno quelle allineate su certe posizioni ambientaliste, penso ai 5 Stelle, forse potreste fare un discorso comune, pur nella propria individualità. Assolutamente sì, è nostra ferma intenzione collaborare con le forze a noi vicine, che si ritrovano nelle nostre idee programmatiche. È chiaro che ognuno continuerà ad avere le proprie diversità, che non sono poi così tante. Noi lavoreremo solo ed esclusivamente per il bene della città. Abbiamo già rimarcato al sindaco la nostra posizione nei vari incontri che lui ha riservato alle opposizioni. Abbiamo detto potremmo essere i suoi migliori amici nelle decisioni che riguardano il bene della città e dei cittadini di Taranto, ma sicuramente saremo i suoi peggiori nemici nelle decisioni che porranno come punto d'arrivo il bene solamente di poche persone. Avvocato Gina Lupo, rieletta in Consiglio Comunale per la terza consigliatura consecutiva. La sua posizione all'interno della maggioranza, insieme al gruppo di Bitetti, una maggioranza come dire, vigile sulle problematiche. Nel suo intervento ha fatto riferimento all'attenzione al mondo delle categorie più fragili, tra virgolette, dei più piccoli, dei bambini, delle donne. Beh, il sindaco ha tratteggiato una sua progettualità molto alta, però l'ho richiamato dal mio posto di consigliere comunale, l'attenzione al mondo appunto infantile, perché di là dobbiamo partire, dai prossimi futuri cittadini della città di Taranto, perché ho invitato il sindaco a far continuare le operazioni già iniziate 5 anni fa nel parlare con i bambini su pedofilia, bullismo, cyberbullismo, perché i bambini devono essere difesi dagli attacchi del mondo esterno, l'attenzionamento ai servizi educativi, penso agli asili materni che devono ritrovare una spinta e uno slancio per poter ripartire e dare un'offerta ai genitori di alto livello. Anche questo è fare politica, perché non soltanto parlare di industria, dei grandi temi, ma partire dai bisogni delle famiglie. Ho ricordato al sindaco che per la prima volta avremo la commissione della pari opportunità, che sarà una commissione permanente, non era per 5 anni, non l'abbiamo costituita, e questa sarà una commissione formata dalle consigliere che sono in consiglio, di maggioranza e di opposizione. Io come consigliera già di parità della provincia avrò uno scopo maggiormente collaborativo, per cui mi attendo molto, mi attendo attenzione da parte del sindaco, che è un papà giovane, ai temi che mi stanno molto a cuore, il mondo dell'infanzia, bambini e soprattutto tematiche che riguardano la famiglia. Massimo Battista, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, sia per la l'elezione del presidente sia per quella del vicepresidente avete annunciato la scheda bianca. Le motivazioni? Naturale, non si poteva votare assolutamente, il passato è sotto gli occhi di tutti. Un'amministrazione nuova, targata sempre PD, lo stesso partito che per 10 anni ha governato questa città e che è sotto gli occhi di tutti in che condizioni si trova questa città. Noi non siamo per le poltrone, abbiamo votato coerentemente su quello che il movimento fa dappertutto in tutta Italia, abbiamo votato scheda bianca perché in questo momento non ci sentiamo rappresentati, anche se si trattava di una nomina del Presidente del Consiglio, non ci sentivamo rappresentati, e di votare il Presidente del Consiglio targato PD. C'è chi dice che sarete il partito del no, il no a prescindere. Assolutamente, noi faremo un'opposizione costruttiva, i presupposti ce l'ha dato il sindaco con le linee programmatiche, dove si evince il fatto che il sindaco da una parte parla di navi da crociera, però dalla stessa parte poi parla che è a favore di Tempa Rossa, a favore del rigassificatore, vuol collaborare con Mittal. Non vorrei che ci troviamo con gli incubi del passato, dove il Partito Democratico, in particolar modo l'ex segretario Bersani e l'onorevole Lupo. Il consiglio di fabbrica mi pare che non erano presenti né il sindaco né il presidente della provincia. Sì, anche qui non era il consiglio di fabbrica, sono le rappresentanze sindacali. Venutosi in provincia. In provincia, naturale, nella casa dovrebbe essere la casa dei cittadini. Mi hanno detto che non era presente il sindaco. Non vorrei, quando parla il sindaco, come stavo dicendo prima, mi ha interrotto, non vorrei che si tornasse al passato, quando la famiglia Riva finanziava le campagne elettorali come ha fatto per Bersani e per Ludovico Vico.
E anche per Fitto. E anche per Fitto, Forza Italia, vabbè, in questo caso parlavamo del PD. Marco Nilo, neo consigliere comunale, eletto con la lista Baldassarri, un ruolo di opposizione, che idea si è fatto stamattina? Beh, l'idea è di, che c'è una, sicuramente una maggioranza che ha dimostrato di essere apparentemente compatta. Si è ricucita però. Sì, si è ricucita, ha dimostrato di sapersi ricucire, ritengo che non siano questi i temi interessanti in questo momento, per la situazione in cui grava la città, non sono queste le tematiche interessanti. L'opposizione deve essere, da parte mia, sarà un'opposizione di natura costruttiva, attenta alle reali tematiche che interessano la città e non attenta ai giochi di poltrone o comunque puramente strettamente politici. Dobbiamo pensare al bene della città, la città non può più attendere, bisogna lavorare per il bene della città ed è questo che farò. Analizzerò le proposte della maggioranza e laddove saranno proposte non utili alla città mi opporrò in maniera ferrea, laddove saranno tematiche interessanti per il rilancio della città sicuramente ci sarà un apporto anche da parte mia. Avvocato Dante Capriulo, consigliere comunale, eletto in PER. E allora, per Taranto, è chiaro. Allora, forse un po' di delusione, perché molti la vedevano assessore. Io ho detto, noi dobbiamo mettere da parte le aspettative personali. Qui c'è una sfida che è quella di cambiare la città e non è facendo l'assessore o facendo altro che raggiungiamo questo obiettivo. Io ho dato la mia disponibilità, il sindaco ha fatto delle scelte diverse che rispettiamo. Non vi nascondo che nel ruolo di consigliere forse posso dare anche un maggiore contributo, perché il consigliere comunale può spaziare più a 360 gradi. Però forse gli accordi in principio erano un po' diversi. Lei ha desistito dalla candidatura a sindaco, diciamo che però la politica è particolare. Poi Melucci ha fatto a testa sua. No, non c'erano accordi, c'erano delle intese di partecipazione al governo della città. E io comunque, chiamiamole così. È un'altra cosa, io sono qui a dare il mio contributo al governo della città. Abbiamo già parlato di visione strategica, abbiamo parlato di nuove prospettive di sviluppo, abbiamo parlato di risanamento dei conti, quindi abbiamo parlato di periferie, di smart city, di innovazione, quindi musica per le mie orecchie. Quindi su questo noi daremo il nostro contributo, poi giudicheremo tutto sui fatti. Io credo, ripeto, che in questo momento alla città servono i fatti, non che Capriulo faccia l'assessore, che quell'altro faccia chissà che cosa. Servono, diciamo, i fatti e su quello non mancherà il nostro contributo, perché mi sembra che le parole programmatiche del sindaco siano assolutamente uguali all'accordo che abbiamo fatto in campagna elettorale. Siamo con la consigliera Floriana De Gennaro del Movimento La Scelta. Lei ha avuto modo di evidenziare il fatto che il sindaco ha un po' bypassato i partiti, ha preso delle decisioni motu proprio, scavalcando, bypassando completamente i partiti. Queste rimostranze non provengono solo da lei ma anche da parte del PD. Poi chiaramente oggi con l'onoce presidente si è cercato di rappezzare il tutto. C'è stata l'esigenza, io ho manifestato più volte questo aspetto, che ha seguito il sindaco nella nomina della giunta, ha privilegiato una giunta prevalentemente tecnica con persone che peraltro non risiedono nel nostro territorio. A oggi il sindaco Rinaldo Melucci ci ha spiegato i motivi e le ragioni per le quali ha scelto una giunta tutta tecnica. È un momento di emergenza, Taranto ha bisogno delle grandi professionalità, lui ha attinto ad alcuni curricula di spessore, noi valuteremo nei prossimi 100 giorni, nei primi giorni di lavoro, quello che sarà il loro operato. Però ci sono tantissimi professionisti tarantini meritevoli tanto quanto gli assessori che sono stati nominati. Certo, ma infatti è stato ribadito anche dal consigliere Bitetti oggi in consiglio comunale. Ci sono tante professionalità nel nostro territorio, infatti noi come Movimento La Scelta abbiamo anche presentato via PEC al sindaco alcune nostre professionalità in quota che sarebbero dovute essere, insomma, in quota al nostro movimento. Il sindaco ha voluto nominare la giunta secondo quella che è la sua volontà, a noi fa piacere, prenderemo atto, controlleremo e vigileremo
il loro operato. Non è molto soddisfatta comunque. Allora, da questo criterio, da questo modo di formulare le scelte. Si sperava che la giunta o comunque ogni partito che ha contribuito alla vittoria di questa coalizione avesse un suo rappresentante, non in quota politica ma comunque anche in quota tecnica. Sinceramente, le era stato promesso di fare l'assessore? Assolutamente no. Sicuro, sicuro? Assolutamente no, e mi sarebbe piaciuto avere un ruolo più operativo nell'esecutivo del comune di Taranto. Quindi fare l'assessore? Era una mia prima, certo. Che quindi non è stata realizzata. Avremo sicuramente 5 anni di consigliatura, quindi molte cose cambieranno. Adesso c'è un'emergenza, bisogna partire, va bene così. Lucio Lonoce, neoeletto presidente del Consiglio Comunale, da un ruolo prettamente politico ad uno certamente politico ma istituzionale. Allora, guardi, innanzitutto devo ringraziare tutti i miei elettori e devo ringraziare tutti i consiglieri sia d'opposizione che di maggioranza. Questa mia posizione è dedicata all'ascolto, sia all'ascolto dei cittadini sia all'ascolto dei consiglieri, in modo tale, sa benissimo che mi sono occupato dell'altra consigliatura sia di fare l'assessore ai lavori pubblici anche come vice sindaco, quindi rimane la sede istituzionale, quindi la gente può venire tranquillamente quando ci sono problemi, quindi hanno un rapporto diretto, un front office, come ho sempre fatto. Ne do atto. Però oggi diciamo che la sua nomina è stata lo strumento per ricucire i mal di pancia che si erano creati, perché nel PD c'era un po' di rabbia, un po' di maretta nei confronti del sindaco, perché il sindaco aveva proceduto autonomamente alla nomina di assessori. Diciamo che, un po' in parole povere, il PD ha raggiunto un equilibrio sul suo nome e quindi poi che volesse il sindaco si è detto: caro sindaco, i partiti contano, il PD ha un peso, la nostra proposta è Lonoce presidente. Il manuale Cencelli è ritornato un po'. No, ma non c'è nessun attrito con... Non tra lei, vabbè, il PD... No, il Partito Democratico... Voleva un suo essere ascoltato. Non essere ascoltato, l'ho detto già prima... È il buon senso della politica, nel momento in cui una persona prende tanti voti, 1824 voti, così come ha detto anche il consigliere Bitetti, che altre persone hanno sbagliato intorno ai 2000 voti, il buon senso è di essere rappresentato in questa sede istituzionale da una persona che ha avuto tanti voti. Dovendo scegliere, avrebbe rifatto l'assessore ai lavori pubblici? Facciamo un'ipotesi, scherziamo un po'. Lucio Lonoce, assessore ai lavori pubblici al patrimonio, o Lucio Lonoce, presidente del Consiglio Comunale? Guardi, io le dico questo, sin dall'inizio con il Partito Democratico, quando ci è stato proposto i 3 assessori, indipendentemente dai nomi, perché non si sapeva nulla, noi avevamo già proposto la mia candidatura. Questo l'affermo con forza, anche perché su degli articoli di giornale dicevano che c'era gelo tra me e il sindaco Menucci. Questa cosa non è vera, anzi ho offerto collaborazione. Questo è un ruolo che può mediare anche con i consiglieri comunali, quindi quando ci sono dei mal di pancia, quindi il sottoscritto si metterà immediatamente, farò da pompiere come ho sempre fatto nella vita. Quindi io mi nutro, guarda, la cosa essenziale è che io mi nutro di valori, correttezza, amicizia ed altro, quindi sono una persona molto moderata. Voglio essere birbante, nel senso che lei ha detto: mi sono candidato presidente del Consiglio Comunale, quando forse ha compreso che il sindaco non voleva nominare assessori provenienti dall'amministrazione Stefano, proprio per dare un senso di discontinuità. Allora lei ha detto: visto che l'assessore non posso farlo, mi candido presidente. C'ho 1800 voti, me lo merito, ed è legittimo, lecito, sacrosanto il ragionamento. Non è proprio così, anche perché in tutte le consigliature ha sempre preso posto proprio la persona che ha preso più consensi. Questo me lo può... In teoria. Non in teoria, è proprio così. Molti consiglieri comunali che hanno preso molti consensi hanno adoperato questo ruolo. Dottor Cannone, neo fresco di nomina, anzi accaldato veramente, nomina eletto vicepresidente del Consiglio Comunale. Ho visto intanto un suo intervento abbastanza duro, c'è stato un breve battibecco con il consigliere Di Gregorio. Perché aveva anche rintuzzato Di Gregorio sulla questione. Vabbè, in ogni caso...
ora dovrà assumere un ruolo più istituzionale? Il ruolo istituzionale lo assumerò quando sarà il momento di assumere. Naturalmente questo non mi farà recedere di un passo rispetto a quella che può essere un'opposizione. Naturalmente dovrà essere, come dire, un'opposizione costruttiva, come si usa dire, ma insomma cominciamo già col dire che noi siamo, come dire, inquieti e irritati per quelle che sono state le nomine oggi fatte. Quali l'hanno turbata? Chiaramente hanno turbato sia me che forse gran parte di quella che è la maggioranza attuale, le nomine di alcuni professionisti baristi. Ah, ecco, dei giorni scorsi, pensavo di oggi. Sì, e che si riverbera tuttora nei nostri anni. Però il sindaco parla di professionalità prima di tutto. Questo è professionalità, io non posso pensare, guardi, io credo che non sia un semplice campanilismo quello che mi pervade, ma è una mancanza di orgoglio dell'appartenenza che il sindaco ha mostrato di avere. Io ritengo che fra 200.000 cittadini tarantini ci siano professionisti di altissimo livello professionale e culturale, e quindi usare l'espressione alziamo l'asticella della qualità in una città che di qualità ne esporta tantissimo mi sembra abbastanza riduttivo e offensivo. Poi, Cannoni, io ho anche avuto modo proprio di parlarne col sindaco, di dirlo come si è già evinto dalla precedente intervista, al sindaco ho detto: può anche andare bene lo specialista, l'assessore esterno barese, ma non la figura del vice sindaco, che necessariamente deve essere una figura legata a Taranto e non ad altre città. Mi perdoni ancora una volta di contraddirla, io ritengo e reputo che i cittadini di Taranto abbiano in sé una qualità professionale di altissimo spessore. Gli ordini nostri professionali hanno sicuramente... Io parlavo della figura tipica, sì, del vice sindaco. Questa del vice sindaco deve essere presa fra tutti gli assessori, non può essere presa da uno qualsiasi, voglio dire, quindi fra gli assessori nominare un assessore barese e nominarlo anche vice sindaco rispetto a quelle che... Abbiamo detto la stessa cosa, forse mi ha frainteso. Però voglio dire, io ribadisco ancora questa cosa, il problema serio è che anche se lui dice che c'è questa necessità di nominare una persona di spessore, è ancora più offensivo rispetto a quello che ho detto poco fa. Gli ordini professionali tarantini, fra gli avvocati, gli ingegneri, gli architetti, i medici, ci sono fior di professionisti che avrebbero potuto ricoprire bene e conoscendo il territorio forse meglio di questi assessori. Bene, una puntata di Polifemo avete visto interamente dedicata al Consiglio Comunale di Taranto. Era importante perché dopo una lunghissima ed estenuante campagna elettorale, ecco, questo è stato il frutto, per così dire, del voto. Noi come al solito saremo vigili, saremo attenti, non faremo sconti a nessuno, sinceramente non l'ho mai fatto con nessuna amministrazione, partendo dall'epoca Cito, De Cosmo, Di Bello, Stefano. Il ruolo di un organo di informazione che vuole difendere il bene della città, anche a costo di pungolare, di farsi più di qualche nemico politico, e poco mi importa che sia il sindaco o che siano gli assessori del Comune di Taranto. Ora è il momento dei saluti, ci rivedremo venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, stesso canale, canale 93 del digitale terrestre, e anche Viva l'Italia Channel, canale 879 Sky.